C'è voglia di ripetere le ultime due prestazioni. La squadra ha fatto due discrete prestazioni. Giustamente i numeri ci dicono che abbiamo fatto zero gol, e ancora di più i numeri ci dicono che abbiamo fatto solo un punto. Però abbiamo fatto una buona prestazione a Bolzano, a tratti anche una buona prestazione a parer mio contro la San Benedettese, e quindi mi aspetto ancora qualcosina in più già domani. Io penso che, come in tutte le cose, ci sono i periodi. Adesso è il periodo che gli attaccanti tirano, o anche i nostri difensori tirano in porta e ci sono dei salvataggi sulla linea. Oppure tirano e la palla rimpalla, oppure la prendono male, oppure tanti altri oppure. Poi ci sarà il periodo invece che appena toccano la mezza palla il singolo attaccante fa gol. E quindi aspettiamo quei momenti là. Però io sono fiducioso perché la squadra si esprime bene, è positiva quando affronta la partita, cerca sempre di fare la partita, difficilmente aspettiamo gli avversari e poi ripartiamo di rimessa. Possibile vedere, magari ti stai immaginando un Persi titolare al posto di Ranieri? Sì, sto anche pensando a questo, sto anche pensando a qualche altro cambio di calciatori che hanno fatto molto bene in queste due partite, giusto per dare penso il meritato riposo a livello fisico anche a calciatori che stanno facendo bene, inutile nasconderlo. Quindi nelle tre partite infrasettimanali io non terrei tanto conto della scelta tecnica, terrei più che altro conto della condizione fisica del singolo calciatore, mentre da partita a partita, da domenica a domenica, secondo me l'allenatore deve scegliere i giocatori che a lui possono sembrare i più idonei alla situazione, e quindi una scelta tecnica. Non è che abbiamo avuto tantissimo tempo per lavorare su di loro, abbiamo fatto solo due allenamenti, però è una squadra che gioca 4-3-1-2, ha un nostro ex che l'anno scorso era qui a mediano centrale, Carraro, una squadra esperta, una squadra non di giovani, una squadra con una media abbastanza alta, una squadra che gioca un buon calcio, una squadra che inizia sempre a giocare dal basso, una squadra che predilige il gioco, il fraseggio. A video ho visto le due partite con l'Albino Leffe e con il Giana. È una buona squadra.